Siamo negli anni 20 dell'Ottocento, all'indomani della Restaurazione, dopo il congresso di Vienna, e Massimo Wertmüller interpreta tutti i personaggi di questa storia. Perché sì, questo che altri di un bagnocchi di Gacciamoni, vero Sorcontino? Intanto il troppo travestino la boia sta da faccia a Sorcontino. Lo sai che se ti accorpo questo vestito addosso, la polizia ce l'ha mille scudi, ce l'ha. Mille scudi, ce l'ha. Che fai, ci date, signori? Che fai, ci date, signori? Ci date, il sangue al cappello. A morte in vacanza! Questo spettacolo racconta tante cose. Ecco, qui vorrei spezzare una lancetta a favore del mio amico Pierpaolo, perché Pierpaolo sa scrivere dei testi che hanno una serie di sottotesti, non un solo sottotesto. Una serie di messaggi. Io, per me è una bella parola messaggio, come una bella parola impegno. Adunio, ma che stai a contare i quattrini per strada? Ma che ti sei ringoglionito? Ama, fa la biondina. Una Roma lontanissima anche nell'immaginario collettivo da quella di oggi, ma che viene rivissuta grazie alla capacità formulatoria sua e al testo, in un romanesco un po' arcaico, un po' moderno, che è l'ordito di questa storia del pellegrino. Voglio sapere chi è che va a mandare in giro Bruni. E a te che te frega? Gli frega a testa de cane. Testa de cane? Padrone del quartiere qui. E buono il giro certa munizza, che faccio? Lo da chiamare? Amore, guarda che si ci stai a coglina. A boia con te il cazzo! Adunque, mi sta andando, non è più frega, e mi fa tutto! Vabbè, vabbè, noi siamo andati. Però sto ragazzetto che è con noi, no? Sto ragazzetto rimane qui, testa di cane, abitato a pranzo. Vabbè, allora buon appetito che tutto lì. Oh! Risordi! È il tema di essere un cittadino, di essere una persona che agisce contro l'ignavia. L'ignavia è una caratteristica del nostro popolo. L'ignavia è una caratteristica che ci ha accompagnato sempre, se no non saremmo stati nella storia sempre invasi e comandati. L'ignavia è qualcosa che ti fa essere fuori, che non te fa impicciare. Come se quella cosa a cui tu non te vuoi impicciare non fosse tua, e invece è tua, è casa tua. L'Italia è casa tua. Io non faccio politica, ma la fai anche dicendo che non la fai politica. Sì, sì, lo so, ma lo so, hai sempre detto. A farsela affari propri, se campa 100 anni. Ma mo io ti chiedo, ma dimmi un po', l'affari propri, quali sono?